Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e sulle sue uscite, nel senso più che sulle uscite, sulle cose che dice ultimamente. Voi sapete che aveva parlato del vertice di Malta come un grande successo suo, di Conte, del governo, e vi ricordate che aveva cercato di bloccare la notizia dei tre criminali trovati in giro per la Sicilia da testimoni che erano scesi dalla Sea-Watch 3, per intenderci quella di Carola Rackete, tre persone pericolosissime che erano state traghettate dalla Libia fino in Italia. Tre pericolosi criminali accusati di aver fatto le peggiori cose che voi potete immaginare. E quindi la signora che aveva cercato di non far uscire la notizia per difendere il governo da possibili, non scandali, però per cercare di favorire il governo e non dare la possibilità a Matteo Salvini di poter commentare questa notizia a suo favore, dice: nonostante poi il fallimento della strategia uscita dal vertice di Malta, vi ricordate dove Conte andava fiero di aver trovato in pochi giorni, in poche ore, una soluzione che il precedente governo non aveva trovato, ma che era sempre lui il precedente governo, ma intendeva dire Matteo Salvini. Quindi un vertice di Malta che secondo Conte e la Lamorgese aveva avuto un successo incredibile perché c'era finalmente una redistribuzione dei migranti che arrivano in Italia, ma era poi un vero blef, perché voi sapete che i paesi hanno deciso, alcuni paesi europei, 3-4 paesi, di accettare una distribuzione dei migranti che arrivano, però con un grandissimo però. Avrebbero portato nei loro paesi solo richiedenti asilo. Solo e unicamente richiedenti asilo, che sono una quantità minima sul totale di quelli che arrivano in Italia. Ma intanto nuovamente la Lamorgese parla di successo di quell'accordo, ma i numeri e le circostanze smentiscono la signora. Il fallimento dell'accordo di Malta è palese, anche in Europa avevano detto: attenzione, avevano detto a questi paesi che avevano questa carta in mano con queste firme, dice: attenzione, ma quello è un accordo tra di voi, non c'è niente di europeo, non c'è niente di niente che possa fare riferimento a un qualcosa o a qualche decisione dell'Unione Europea. Voi vi siete incontrati, avete fatto un patto tra di voi e rimane solo e unicamente quello. La Germania, appena insediato il governo Conte II, aveva offerto una sponda, un aiuto proprio a Giuseppe Conte, che da settimane era sotto pressione sul fronte migratorio. Ma la mossa della Germania è assolutamente per un suo tornaconto personale, perché facendo questo finto accordo pensava così di far aprire i porti sempre e comunque all'Italia, cioè: ah sì, adesso facciamo una redistribuzione, però solo i richiedenti asilo, che sono pochissimi, sono il 2-3%, e così Conte ha creduto in un successo incredibile e ha aperto i porti da lì in poi a tutte le ONG. Così se si sono sentiti incentivati. Le persone sono sentite incentivate, le persone a partire nuovamente dall'Africa, sono ricominciate le partenze in grande stile, tutte le ONG schierate lì davanti, che come taxi hanno portato i clandestini in Italia, il governo li ha fatti scendere tutti, quindi più partenze, più morti e più arrivi, triplicati dal giorno dopo che Salvini non occupava più il posto al Viminale. Quindi un disastro totale, ma la Germania è riuscita ad ottenere quello che ha voluto. A quel vertice avevano partecipato Finlandia, Malta, Italia, Francia e Germania. Vertice che non aveva dato nessun risultato. Invece esce un documento di 5 punti, non vincolante e non assolutamente rispondente a quelle che erano le aspettative della vigilia. In poche parole, il vertice di Malta si è rivelato solo una passerella politica e nulla più. Inoltre, nel successivo vertice tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, tenuto in Lussemburgo,
quello scarno documento d'intesa siglato il 23 settembre, non ha avuto alcun sostegno politico da parte di altri paesi, cioè nessuno ha voluto prendere in considerazione quel pezzo di carta firmato a Malta, perché nessun paese in Europa vuole prendersi automaticamente una redistribuzione automatica di clandestini, cioè di persone che entrano in Europa e in Italia senza avere né permessi né documenti. Ma secondo la Lamorgese, ma proprio secondo solo lei, l'accordo di Malta sta dando i suoi frutti. Negli ultimi sbarchi, ha affermato lei, è accaduta una cosa che non era mai accaduta prima. La Commissione europea ha fatto la richiesta di redistribuzione in Europa dei migranti pervenuti sulle coste italiane, con la partecipazione anche di altri paesi tipo la Spagna, che non aveva mai partecipato. Dunque, per il ministro, bisogna brindare a questo successo incredibile. Dice, non è, ma quello accaduto non è assolutamente storico, né tantomeno ricollegabile all'accordo di Malta. Ma quell'accordo di Malta non è mai entrato in vigore, perché doveva esserci una redistribuzione automatica in quei paesi presenti a Malta, ma quella redistribuzione automatica non c'è mai stata, non è mai cominciata, è rimasta sempre come prima dell'accordo di Malta, che non esiste, su base assolutamente volontaria. Ma la quota di migranti ricollocati o collocati, che fa riferimento in maniera vittoriosa Luciana Lamorgese, è lo stesso identico del governo precedente, del Conte 1, quando c'era Di Maio e Salvini e Conte, uguale identico. Quindi alla fine non è cambiato nulla in sostanza, e quel momento storico di che parla Luciana Lamorgese, dell'accordo di Malta, sembrerebbe proprio politicamente un azzardo, per non dire un falso. Ma intanto Stefano Candiani e Nicola Molteni, che erano presenti durante il lavoro di Matteo Salvini al Ministero, che ancora sono lì, dicono esattamente tutti e due: il Ministero dà i numeri e parla di aumento dei ricollocamenti, ma è l'ennesima farsa, dicono i due, entrambi della Lega. Dei 262 immigranti accettati da altri paesi dell'Unione Europea, solo poche decine sono state individuate tra le persone sbarcate in Italia durante il governo delle poltrone. Tutti gli altri riguardano intese precedenti, e comunque nulla c'entra il preaccordo di Malta, i cui termini non sono ancora stati condivisi con l'Unione Europea. Quindi continuano i due dicendo: sono dei bugiardi e degli incapaci. Beh, sicuramente è tristissimo che c'è un ministro che non è politicamente schierato, o perlomeno perché è un tecnico, non è lì come estensione di un partito, non è rappresentante di un partito. È stata scelta proprio perché estranea a PD, a 5 Stelle, a LeU e a Italia Viva. Però sta facendo di tutto per dire delle cose che non sono reali. Ed è triste cercare di divulgare delle notizie che non corrispondono assolutamente al vero. Però, secondo lei, secondo il ministro, tutto sta funzionando perfettamente secondo i piani dell'esecutivo giallorosso. L'accordo di Malta, che se ne dica, dei risultati lo sta dando, e di quello possiamo essere soddisfatti, dice la ministra. Queste parole lei dice proprio a Bruxelles, proprio le va a dire in Europa. Immaginate i paesi europei come se la ridono, dico: guarda, non li abbiamo scaricati, si stanno prendendo tutti i clandestini che arrivano, e questa viene qua in Europa a dire: siamo soddisfatti di un risultato storico, no? Immaginatevi queste persone come dentro di loro, come se la stavano ridendo. Dice: ma che razza di governo è? Beh, nessuno prende migranti in Europa. E loro esultano del risultato storico, no? E poi sentite anche questa: nel corso di questo incontro a Bruxelles, l'Italia, cioè la Lamorgese, avanza la proposta di una maggiore responsabilizzazione dei paesi di cui viene esposta la bandiera, anche su spinta di una recente sentenza del Tribunale dei Ministri. Il Tribunale dei Ministri ha detto che lo stato di bandiera della ONG è responsabile, e lì devono
sbarcare i clandestini, i migranti, naufraghi, rifugiati politici, tutto quello che c'è, chiunque siano su queste barche devono andare nel paese dove, che sventola la bandiera, sulla ONG. Quindi il Tribunale dei Ministri è stato chiaro e ha detto, leggendo parola per parola i trattati internazionali, si evince proprio questo, che il paese responsabile per lo sbarco è il paese di proprietà dove viene registrata la nave di bandiera, diciamo. Quindi la Lamorgese dice, ah, dovreste responsabilizzarvi per le vostre ONG. Quelle avranno detto, sì, arrivederci che devo andare, no? E così noi in Europa continuiamo a fare queste belle figure, dove in Europa sanno, come dicevo, perfettamente che non prendono nessun migrante. E noi andiamo là a dire che bel risultato storico, mai vista una cosa del genere, che dati eccezionali. Immaginate sti paesi, ma che cacchio sta dicendo questa qua, no? Che triste vedere la stessa Italia che si umilia da sola, allegramente e felicemente, di farsi mettere i piedi in testa dall'Europa. Che giustamente l'Europa fa il proprio interesse, cioè ogni paese europeo fa il proprio interesse. Quello che non succede in Italia, che l'Italia non fa il suo interesse, fa gli interessi degli altri, mentre tutti gli altri paesi fanno i propri interessi, Germania, Francia, chiunque, Spagna, Portogallo, chiunque. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community del canale trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare. Siamo anche in YouTube, cioè YouTube, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia Notizie dove trovate tutti gli stessi video che sono presenti su YouTube, li potete assolutamente condividere con chi volete e dove volete, sia in internet che fuori da internet. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata. Arrivederci.